Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... Le cose numero uno che fanno tutti i musicisti dopo un concerto. Anch'io lo facevo e adesso basta. Se non l'avete fatto voi, sicuramente un vostro componente della band o qualcuno che conoscete l'avrà fatto. E quello a fine concerto di scendere dal palco, qualcuno si avvicina a fare i complimenti e quando vi dicono: oh, grande, figata, è andata bene stasera, noi cosa facciamo? Bah, più o meno, sono andato male, ho fatto schifo. No, me ne vado in camerino. Perché? Vi ha appena fatto i complimenti. C'è mica detto che siamo dei cani a suonare. Questa cosa qua sembra una cosa stupida e mi direte: ma perché hai fatto un video su questo? Ma perché mi sono rotto le scatole? Quando qualcuno arriva a farci complimenti, perché dobbiamo sempre farci vedere che siamo tristi? Cacchio, abbiamo appena suonato, abbiamo fatto la cosa più bella del mondo, dobbiamo essere contenti, abbiamo sbagliato qualcosa e chi se ne frega? Cioè, la musica è anche questo. Facciamoci meno problemi. Se siamo nel locale con i nostri amici e sbagliamo, chi se ne frega? Ma perché vi dico queste cose? Perché se facciamo così, ci sono due cose veramente molto molto negative. La prima è che ci facciamo brutta figura, perché se noi scendiamo dal palco così col muso come se fosse morto il gatto, nessuno ci viene a fare i complimenti, prima cosa. E magari, che ne so, arriva uno che ci fa i complimenti perché gli siamo piaciuti veramente e vuole farci entrare nella propria band, e noi gli diciamo: no, ho fatto schifo stasera. Poi gli dice: vabbè, se devo prendermi uno nel gruppo che già partiamo con il morale a terra, allora lasciamo perdere, prendi un altro che magari è meno bravo però comunque si diverte, è preso bene, prendo l'altro. E lui niente. E questa cosa qua è importante, perché non è solo la bravura, non è solo il fatto di essere super bravi a tenere il tempo, a fare i fighi pazzeschi con le bacchette, è anche il fatto di essere presi bene, il fatto di essere divertiti, che comunque ci permette di conoscere gente, di suonare magari in situazioni diverse. E come vi dicevo, conosciamo uno e di lì chissà, magari nasce una band nuova. Seconda cosa è che quando quella persona viene a farci i complimenti e noi gli diciamo: no, abbiamo suonato male, gli stiamo praticamente dicendo a quella persona che lui non capisce niente di musica, o non capisce niente di batteria se noi siamo dei batteristi, o non capisce niente di chitarra se noi siamo dei chitarristi. Perché se noi, come diciamo, abbiamo suonato malissimo e a lui sembrava avessimo suonato bene, allora gli stiamo dicendo: vedi, non capisci niente di batteria, non capisci niente di musica. E quindi torniamo di nuovo al punto 1, che ci facciamo una brutta figura. Quindi raga, quando qualcuno vi viene a fare complimenti, soprattutto se non lo conoscete, fidatevi che questa persona lo sta facendo perché gli siete piaciuti veramente e non viene mica lì per prendere un giro, non ve lo dice in modo ironico o in uno pazzesco, non capiterà mai sta cosa. Quindi anziché dire: ho suonato male, grazie, com'è andata, cosa ti è piaciuto di più, sei musicista, cioè potete chiedere un sacco di cose e non per forza fare i presi male della situazione. Quindi mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace qui sotto, commentate mi raccomando e dite se voi l'avete fatto, ma siate sinceri, avete mai detto questa cosa dopo un concerto? Secondo me almeno una volta l'avete fatto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook e... Vabbè, sto video, no, secondo me è andato male. Vado in camerino. Sorridete prima, dopo e durante i concerti. Siate presi bene che state facendo la cosa più bella del mondo. Ciao.